Anche oggi realizzerò un piccolo quadro dimensioni 24x30 caratterizzato dai colori verdi. Inizio con una mano di fondo utilizzando del celeste acrilico. Appena asciugato con carboncino inizio a disegnare le piante cercando di capire dove posizionarle, dove fare l'orizzonte, e subito dopo con del blu oltremare comincio a disegnare le masse. In questo modo ho subito una visione dell'equilibrio del quadro. Finito le masse comincio con i verdi, dando la prima mano. I verdi li realizzo utilizzando il giallo limone, celeste, cobalto e l'oltremare. I quadri dove c'è molto verde sono un po' difficili da realizzare. La difficoltà sta nel dare la giusta profondità aerea al quadro. Io non finisco mai una parte del quadro, finisco a finire prima un albero poi un altro, ma salto continuamente nel quadro facendo un po' le montagne, un po' l'acqua, un po' le piante. In questo modo riesco a dargli la uguale tonalità di colori su tutta la tela e riesco a capire come dargli la giusta profondità aerea. Il segreto è anche utilizzare dei colori verdi caldi nei primi piani e dei verdi freddi, diciamo azzurrati, all'orizzonte. Ora con del bianco e della rizzarina, del carminio rizzarina, comincio a impostare le montagne, dagli una prima mano. Verranno poi ripassate diverse volte. Mentre con del bianco e del celeste ripasso tutto il cielo. Anche questo verrà ripassato più volte. In questo filmato ogni tanto vedrete dei tagli, questo per accorciare un po' il tempo del filmato, altrimenti sarebbe troppo lungo. Ora ritorno ancora sui verdi, cerco di dare dei colori più caldi al primo piano e dei gialli chiari dove batte la luce. Il verde degli alberi lo riporto nell'acqua, dando delle pennellate verticali. Il prato lo realizzo con del giallo limone e del bianco. Nel primo piano aggiungo un po' d'azzurro per fare il verde. Riprendo ancora il cielo, sempre col bianco e col celeste. È un quadro che si può realizzare sia a olio che ad acrilico. Quando lavoro chiuso io preferisco dipingere d'acrilico, in questo modo non respiro i solventi utilizzati per l'olio, però se fosse realizzato a olio sarebbe più facile, fargli le velature e fargli le giuste profondità. L'acrilico è un po' più difficile. Sempre col bianco e col carmelo e la rizzarina riprendo ancora
e montagne. Ora riprendo i verdi dell'albero utilizzando del giallo e del cobalto per i punti in luce. Mentre per i verdi lontananza utilizzare il blu oltremare, una puntina di giallo limone e magari un po' di cobalto. Ecco qua ho saltato un pezzo per velocizzare tutto. Ho già fatto gli alberi, i tronchi degli alberi, utilizzando il carmiglio rizzarina e dell'oltremare, aggiungendo una puntina di siena bruciata. Ora ho aggiunto anche del bianco per fare i punti in luce. Adesso sto facendo le ombre degli alberi, la parte diciamo scura sotto i cespugli, utilizzando del verde vescica e del blu oltremare. In questo modo aumenta la profondità e dà volume agli alberi e ai cespugli. Lo stesso verde che utilizzo sotto i cespugli degli altri lo riporto nell'acqua. Riporto questi verdi scuri e se notate il quadro comincia ad aumentare di profondità e dà volume agli alberi. La stessa cosa viene fatta sugli alberi in fondo, ma aumentando col blu cobalto e l'oltremare e diminuendo col verde vescica, proprio una puntina di verde vescica. Devono essere molto azzurrati, in questo modo si dà l'effetto della lontananza. E cerco di scarire le punte degli alberi e poi ripasserò ancora più avanti, aggiungerò del verde chiaro che è la parte dove batte la luce. Un verde chiaro ma sempre più azzurrato di quello degli alberi. Vedete già l'effetto del quadro. Riprendo ancora il cielo, in questo modo do anche un po' di spessore al colore.
mi ricordo il cielo sempre con il celeste e del bianco. Ora con un pennellino piccolo, con lo stesso colore del cielo, faccio dei punti di luce attraverso gli alberi. In questo modo do un effetto di trasparenza. Vedete che l'effetto che ho dato. Ora lo firmo e il quadro è finito.